Salve a tutti carissimi amici dal vostro Super 84. Eccoci qui alla gara di Silverstone, che è effettivamente anche l'ultima gara corsa nel mondiale di Formula 1. Speriamo di ripetere le gesta eccezionali che hanno fatto piloti come Leclerc, Verstappen, ma anche lo stesso Hamilton con Bottas. Siamo primi, pole position. Da quando siamo arrivati nelle gare europee, ottima la nostra media, tante pole. Si vede che questi circuiti storici ci piacciono. L'unico problema è che qua la vettura ha registrato un po' di instabilità in certe curve, in particolare nella doppia S. La vettura proprio parte per la tangente, ho cercato di regolare i differenziali in tutti i modi e non sono riuscito. Comunque lo vedremo poi in gara. Che dire, sono primo del mondiale, Vettel è a 30 punti, Hamilton abbastanza lontano, prima fila tutta Ferrari, seconda tutta Mercedes, terza tutta Red Bull, si parte. Vai, partenza. Partenza discreta, almeno per questa volta. Qualcuno mi tocca da dietro. Ma riesco a mantenere il primo posto, Hamilton. Chi poteva essere sto bastardo? Ho deciso di mia volontà di cambiare il motopropulsore turbo. In quanto avevo visto. Aia, Vettel ci attacca. Ho visto che il team ci avrebbe fatto fare l'ennesima gara con il motore al 90% di usura e il turbo pure. Quindi, datosi che ormai il primo terzo della stagione è andato, ho deciso io di cambiare queste componenti. Grazie, frate. Aia, Vettel. Ecco qui iniziano i nostri problemi perché. In questa doppia S la vettura si imbarca che è un piacere. Mentre nelle altre edizioni di questo gioco affrontavamo questa curva al top della velocità. Minchia Vettel quanto ci riprende, ci proverà. Ci prova Vettel. E vai, frenata estrema. Voglio quasi lungo. Cerchiamo di recuperare la traiettoria ideale. Cioè, non capisco perché motoristicamente soffriamo così tanto. Nonostante abbiamo un motore. Oh, fuori, fuori, fuori. Mannaggia la miseria, Vettel. Non c'è neanche il DRS. Questo qua vuole scappare. No, ma non ti faccio scappare, Seb. Quindi che dire, abbiamo messo varie componenti nuove proprio per cercare di recuperare qualcosa anche in termini motoristici, perché nelle ultime gare è stato un disastro motoristicamente parlando. Mamma mia, quanto parte la vettura in questo punto. Minchia, minchia. Al prossimo giro arriverà il DRS e quindi possiamo essere più avvantaggiati in rettilineo. Oddio. Mamma mia. Frenata impervia, abbiamo rischiato di fare quello che Vettel nella realtà ha fatto a Verstappen. Una tamponata mega galattica. No, pure Hamilton. Vattene. E vai. Dobbiamo rimanere sotto il secondo. Sotto il secondo per prendere il DRS e vai. Recuperiamo qualcosa col DRS in rettilineo.
queste curve che riusciamo a fare la differenza, salvo poi perdere nel proseguo del giro. Sfruttiamo un po' di RS, fratello. Dai, siamo usciti meglio da Vettel. No, no. Affanculo. Ho fatto alzare il piede all'acceleratore. Ma dove vai ora? Ma dove vai? Bellezza in bicicletta. Dai, sorpasso su Vettel. Ottimo. Mettiamo i parametri a posto. E vai. Sì, ma porca troia. Giro veloce, com'è possibile? Non riesco a staccare questo qua. Ah. Mi sono buttato dentro, ho ostacolato Vettel, che si fa passare anche da Hamilton. E vai, c'ho anche il DRS io. Hamilton si prende la posizione su Vettel, noi cerchiamo di prendere un po' di distacco. Vedo Vettel attaccato anche da Butler. Qua dobbiamo fare la differenza. E infatti la facciamo, peccato che poi qua spesso e volentieri sono venuti a riprendere. Minchia, Hamilton, Butler, Vettel addirittura ha perso anche il quarto posto, il terzo posto. Spero che Hamilton non abbia il DRS. Vedo Vettel che si vuole riprendere la posizione su Butler. Sono entrato molto deciso, infatti se la riprende su Vettel. Ma meno male che c'è stato un piccolo contatto, ma non abbiamo nessuno dei due avuto problemi tecnici. Purtroppo era l'unico modo per prendere la posizione. Siamo tutti ancora molto vicini. Hamilton. A certe parti del circuito non ho capito perché perdiamo una marea di tempo. Una marea di tempo perdiamo in certi punti del circuito. 6-6-6 il distacco di Hamilton. Lo devo prendere come un segnale negativo. Dai. Diamo tutto fino ai box. Aumentiamo i parametri per cercare di guadagnare quanto più possibile. Prima della nostra benedetta sosta. Infatti allunghiamo. Allunghiamo parecchio, allunghiamo. Vettura che in gara è migliorata parecchio, eh. Minchia, come si è bloccata la vettura. 60 all'ora in questo circuito, minchia. Praticamente da fermi si rientra in box. Bello vedere come siamo gli unici a fare il pit stop anche questa volta. Gomme medie. Stiamo sfruttando al meglio anche l'erse, la miscela, grazie a Dio. Vediamo che l'abbiamo. Sergio Perez fuori dalla gara. No, usciamo direttamente dietro a questo gruppetto, cacchio. Ah. No, ma perché fate uscire la vettura sempre e me la rilasciate quando sta andando fuori strada? No, minchia. Vabbè,
La cosa peggiore che sarebbe potuta succedere. DRS, che ci pensate a fare, eh? E infatti davanti bello ce l'hanno. Alti livelli proprio, alti livelli. Dai, Giovina, su, mi fai incazzare come fai sempre tu. Gomme nuove. Lucide. Mamma mia, oh. No, imbarcata. Fanculo, va. Mamma mia, come si imbarca la vettura con queste soft proprio. Dai, Kubica. Non riusciamo neanche a passare Kubica, assurdo proprio. Fuori. No, perché ti imbarchi così, porca troia? Ma devo riprendere un po' in mano la situazione perché qua mi sa che... No. Perché sta succedendo tutto ciò? Perché la vettura di colpo è diventata inguidabile? Cioè, non riesco a capire. Dai, Husky Chocolate. Vattene. Mannaggia la miseria, andiamo fuori strada. Dai, va, capito. Sti rincoglioniti proprio davanti a me devono stare. Sainz, scompari dalla mia vista. La No! riserva di carburante in eccedenza si sta esaurendo. Presto dovrai ridurre i giri del motore. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DMF. Sto cercando di capire l'entità del danno all'alettone anteriore. Se ci permetterà di continuare la gara o no. Che imbecille, mamma mia. Che imbecille. Nonostante ho una buona parte dell'alettone distrutta, sembra che comunque anche a fatica io riesca a proseguire la gara. Non riesco a capire dove sono i nostri avversari. Dai, nelle curve a destra il problema è grave. Il problema è grave nelle curve a destra. Hamilton dietro di noi, sarà impossibile mantenerlo dietro con la vettura in questo stato. Non ci sto capendo niente, ragazzi. Sono completamente nel pallone, cari amici. Porca troia, porca. Adesso per rimanere prima dovrò fare salti mortali. La vettura proprio non gira più. Mamma mia. Alcune informazioni su Weber. Sta rallentando, a quanto pare ha qualche problema con la vettura.
Bravo Weber. No, 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 no. Non si può correre così. Vettel e Hamilton lottano, ma noi ormai siamo allo strano delle energie. Non so come potrò fare a fare altri 4 giri in queste condizioni. Vediamo con la vettura propria. Ci attaccano, siamo sotto attacco. E vai, riesco a fare anche questa curva in maniera decente. Si alleggerisce un po' la vettura e quindi ci ridà un po' di feeling, ma è dura, amici, è dura. Vediamo buona parte dell'alettone sinistro anteriore rotto. Mi difendo come posso. Ma dietro c'hanno di tutto, DRS, ERS, scie. No, merda. No, merda. Merda. Niente. Butler che aveva problemi, meno male. Se non li riprendo ora, non li riprendo più questi. Quanto siamo più lenti nelle curve, purtroppo. Porca troia, porca troia, porca troia, porca troia. Niente. Abbiamo la vettura praticamente devastata da tutto ciò che è successo, e anche il nostro morale è devastato, francamente. Ma io penso proprio di no, caro. Ci abbiamo anche il DRS, che ci pensi a fare? Io penso solo che la mia pazzia mi sta portando a fare una gara di rabbia. Mi permette di stare dietro a questi, nonostante mezzo alettone in meno. Ma vediamo proprio che è inevitabile che le curve vengano fatte tutte a modo mio. Fa rabbia vederli qua davanti e in condizioni normali poter essere in grado di attaccarli quando e come voglio. E ora invece niente. Di rabbia proprio, faccio le curve. Niente, anche il DRS ci molla. Neanche il DRS abbiamo. Hamilton si prende la posizione su Vettel. Quanta frustrazione in questi giri. Voglio mantenere perlomeno il podio. No! Non te la faccio passare liscia, Butler. No, no. Ecco. Faccio fare io l'errore a sto cretino. Come si permette a prendermi la posizione?
Battaglia di Formula 2, Butler, Weber, Esposito. E vabbè. Succede. Per un imbecille che mi ha inchiodato avanti. Meno male che dietro tra... No, Verstappen, non è Weber, giusto. Che delusione. Intanto, come era pronosticato, Vettel dalla paga Hamilton e se ne va. Dobbiamo fare un altro giro. Almeno per mantenere questo benedetto podio. Vettel, il giro veloce. E anche noi dobbiamo provare a dare tutto in quest'ultimo giro. Con la vettura che ormai non gira più per niente. Mamma mia. Spero che almeno quel coglione l'hanno... gli hanno dato la penalità. Eh no. Non ci pensare, Butler. Spacco tutto, ma non ti faccio passare. Vattene! Imbecille. Ma che magra, minchia ho messo, magra. Porca troia. Cioè, ho sbagliato anche a mettere la miscela, mamma mia. No, no, non ci pensare mai. Mamma mia, quanto è pressante questo. Non ti farò passare mai, Butler. Non ti farò passare mai, Butler. Appaiati, no. No, Butler, anche Verstappen. Vai, minchia, tripla frenata. Tripla inchiodata. E vai, fuori pista, ma... terzi? E vai, cazzo. Minchia, voglio... Non ho capito chi ha vinto. Penso Vettel, sì. Hamilton, giro veloce all'ultimo giro. Battaglie incredibili, proprio. Sul podio spicca la tuta rossa più famosa al mondo. È una grande vittoria. Perdiamo punti rispetto a tutti e due i nostri rivali, ma va bene lo stesso. Va bene, va bene. Voglio vedere la classifica per capire un po' qual è la situation. Vediamo cosa è cambiato nella classifica piloti. Esposito aumenta il suo vantaggio nel campionato. Allora, 13. Luca Filippi. Vettel torna a 20 punti, Hamilton a 70. Quindi siamo ancora là. Oggi era una spanna sopra gli altri. Costruttori, lasciamo perdere. Ora vediamo la classifica. Ora vediamo gli highlights. Eccoci alla partenza. Prima fila tutta Ferrari. Minchia. Subito battaglia al via. Sono riuscito a mantenere la prima posizione. Solo che dopo con Vettel sono stati vari scambi di posizione. Vediamo qua, andrò secondo addirittura, infatti. Ci voglio solo vedere i sorpassi, gli highlights. Qui eravamo ancora tutti interi. Ecco qua quando ho ripassato Vettel. Vettel mi ha ripassato. Battaglia fantastica. Qua mi sono ributtato dentro l'acqua quando c'è stato il contatto con Vettel. Meno male che c'è stato gomma e gomma il contatto. Ecco qui. Quando ho passato Giovinazzi e sto cretino Albon, credo sia. Ah no, qua già quando avevo l'alettone distrutto anteriore. Mannaggia la miseria. Uscivo da tutte le curve.
Eppure sono arrivato vicino anche a Vettel e Hamilton. Se avessi accumulato più vantaggi all'inizio avrei potuto anche vincere, eh? Con un alettone praticamente in condizioni disastrate. Ecco qui all'arrivo quando sono uscito anche di pista, ma sono riuscito a fare... Ah no, questo non è l'ultimo giro. Ah, questo è qua, Hamilton e Vettel. Ho cercato di resistere in tutti i modi, ma con l'ala in questo stato che volevi resistere. Ecco qua quando vanno passato tutte e due. Ci ho provato a resistere, ma devo guardare sia dietro che davanti. Infatti qua contatti su contatti, vediamo qua con Butler. Ci siamo presi due volte. Minchia, che frenata. Ecco qua, Butler non si voleva spostare. Eccoci qua, all'ultima curva, quando mi sono buttato tutto fuori. Addirittura è arrivata anche la Renault. Grandissima gara, dispiace per il terzo posto, ma andiamo avanti e diamo tutto. Un saluto cari amici, alla prossima gara.